finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale della Città dello Stretto, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina nei confronti di 7 persone, con contestuale sequestro di beni per un valore di oltre 180.000 euro e l'applicazione del controllo giudiziario nei confronti di 2 società per reati di associazione a delinquere, estorsione e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il provvedimento cautelare interviene nella fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. L'operazione scaturisce dalla rimodulazione delle linee d'azione volte a contrastare in maniera trasversale i fenomeni di illegalità economico-finanziaria più lesivi ed insidiosi del già precario quadro socio-economico, così progressivamente orientando i controlli in materia di lavoro nero e irregolare verso le condotte più gravi e pervasive. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nell'ambito delle indagini a carico di un 47enne catanese, indagato per 4 furti aggravati commessi tra i mesi di luglio ed agosto scorsi ai danni dello stesso supermercato situato nel comune di Mister Bianco, ha richiesto ed ottenuto nei suoi confronti dal GIP del Tribunale Etneo la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco. Il provvedimento, seppur in uno stato di procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio tra le parti, trae origine dalle attività investigative prontamente avviate dai militari dell'Arma, a seguito della denuncia presentata dal gestore di una nota catena di supermercati, presa evidentemente di mira dal ladro, che in 4 occasioni avrebbe trafugato prodotti alimentari e bevande alcoliche, impiegando sempre lo stesso modus operandi. In particolare, il malfattore, nel cuore della notte, dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, si sarebbe introdotto nel comprensorio ove è situata l'area di stoccaggio merci per fare la spesa gratis, caricando poi i prodotti su un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Il ladro seriale, convinto di poterla fare franca, non si sarebbe tuttavia avveduto della presenza di un sistema di videosorveglianza. L'attenta visione dei filmati registrati dalle telecamere ha difatti permesso ai carabinieri di identificare il 47enne, già noto alla tenenza di Mister Bianco, per fatti analoghi, quale autore dei furti. Nella mattinata di ieri, i carabinieri del Comando Compagnia di Piazza Dante, nell'ambito di un'attività info-investigativa volta al contrasto dei fenomeni criminali connessi allo smercio di droga, hanno arrestato un 24enne incensurato catanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella circostanza, dall'indagine condotta dai militari dell'Arma, è emerso come il 24enne informasse la clientela sulla disponibilità delle sostanze illecite, servendosi delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove comunicava altresì il tipo di droga da poter acquistare. I militari, monitorati i contenuti social del giovane, hanno pertanto effettuato una perquisizione nell'abitazione del pusher, situata nel quartiere Cibali, nel corso della quale hanno rinvenuto nell'armadio e nel comodino della camera da letto, sequestrandoli, 4 involucri contenenti 3 grammi di ketamina, 2 involucri contenenti 2 grammi di ecstasy, 3 bilancini di precisione e materiale da confezionamento. Sono stati inoltre recuperati 4 flaconi di Popper, una sostanza chimica in Italia di libera vendita, la cui assunzione può creare dipendenza ed effetti negativi per la salute. Ci troviamo all'Hotel Diodoro di Taormina, dove si è svolto questo importante congresso dell'AISCE, che è giunto all'ottava edizione, un congresso annuale nazionale che ha visto veramente arrivare anche relatori importanti da tutte le parti, e si sono discussi argomenti notevoli e di grande riscontro. Il tema della giornata è stato quello di un'assistenza verso la territorialità, aprirsi verso il territorio. Sono qui con il dottore Giuseppe Leonardi, che lui è il responsabile dello scompenso cardiaco grave all'aziende ospedaliere del Policlinico di Catania, e fra l'altro fa parte del comitato scientifico dell'AISCE. Lei ha parlato nella sua relazione di telemedicina, che è la nuova frontiera, e quindi evitare anche i ricoveri. Esattamente, grazie
a tutta una serie di dati che ci vengono forniti sia dai defibrillatori eventualmente impiantati o dai pacemaker, sia da device esterni, da sensori esterni che possiamo utilizzare. Noi utilizziamo per esempio dei sensori grandi quanto una moneta da 2 euro che vengono applicati con un cerotto in nanotecnologia. Grazie a questa cosa si riesce attraverso l'intelligenza artificiale a predire fino a un mese prima che il paziente si scompensi. Questo significa riuscire a intervenire farmacologicamente prima che il paziente corra in ospedale d'urgenza. E questo riesce a farci a migliorare la qualità della vita del paziente sicuramente, ma soprattutto a far risparmiare denaro alla sanità pubblica che è il risparmio e un ricovero. Ci sono progetti attualmente? Sì, noi abbiamo realizzato un software che si collega a tutta una serie di dispositivi anche facilmente reperibili sul mercato, dalle bilance agli smartwatch e ad altri device, che permette di monitorizzare continuamente in tempo reale il paziente, permettendo anche di dare l'allarme in caso che qualche valore sia fuori range o pericoloso. E questo è il futuro perché potremo gestire a distanza il paziente senza farlo venire a casa, visto anche che questa forma di assistenza con il nuovo decreto della Regione Sicilia di giugno di quest'anno sarà anche riconosciuto e retribuito. L'ultimo concerto della stagione estiva del cantautore Mario Venuti, inizialmente previsto al Cortile Platamone nel centro storico catanese, ha avuto luogo presso il Teatro Ambasciatori di Catania il 10 ottobre 2022. L'artista ha rivisitato i suoi 30 anni di carriera proponendo un concerto in versione tropicale. Mario fa il suo ingresso accompagnato dai suoi musicisti: Franco Barresi alla batteria, Tony Canta alla chitarra, Manuela Michalizzi alle percussioni, Vincenzo Virgilito al contrabbasso e basso elettrico, Fabio Tiralongo al sassofono e flauto, Giuseppe Consiglio al trombone, Giuseppe Spambinata alla tromba, Ivan Cammarata al filicorno e tromba. Il concerto è un emozionante viaggio che ci porta in un affresco di colori tropicali, tema molto amato dal cantautore già dai tempi di Fortuna. Mario esordisce con il brano Tutto questo mare, continuando con brani dal suo repertorio e con classici italiani da lui riarrangiati che sono contenuti nel suo ultimo lavoro Tropitalia. A sorpresa, ospite del concerto appare Gio Barbieri che ci regala in coppia con Mario i brani Pura Ambra e Parlami d'amore Mariù. L'entusiasmo del pubblico è palpabile, in simbiosi con i brani eseguiti dall'artista. I fans più scatenati intonano i ritornelli delle canzoni cantando all'unisono con l'artista. La grande professionalità di Mario riesce a entusiasmare la platea che applaude continuamente. Anche l'abbigliamento del cantautore richiama lo stile tropicale: pantalone chiaro, camicia stile hawaiana e cappello bianco di paglia. Un momento importante del concerto si è avuto quando il maestro Tony Canto ha suonato da solo che ha coinvolto il pubblico entusiasta. Ed ancora un'altra sorpresa quando, dall'ingresso principale del teatro, sono entrati gli artisti della scuola popolare Samba Zita, con i loro tamburi e strumenti vari che hanno regalato al pubblico una loro apprezzata esibizione. Il concerto ha ottenuto un grande successo grazie a Mario Venuti e al suo gruppo che si sono esibiti per oltre 2 ore di puro spettacolo.